Salve a tutti ragazzi e benvenuti a E1M4 House of Pain. Bene, ci attaccano subito dall'inizio. Allora, tecnicamente, vi dico già da adesso, non dovreste né andare né a sinistra né a destra. Potete andare direttamente dritto se volete speedrunnare la mappa, però sapete che vi devo mostrare tutto e quindi mi dovrò complicare la vita. Questo non è un segreto, però vi offre un po' di colpi. Fate attenzione adesso, sporgetevi piano quando uscite qui. Il primo cacodemone è là. Abbiamo 80 colpi del fucile, quindi penso che ce la possiamo tranquillamente prendere comoda. Ce ne sono due, lì dentro, non è uno solo. Eccolo là. Tutto questo per proteggere il niente, dei bonus. Aia, mi ha morso. Ah, perché sono andato a sbattere contro il muro. Allora, aprite qui, fate attenzione, perché adesso spuntano da dietro altri. È una mappa abbastanza lunga, House of Pain, non vi mentirò, però dovete fare attenzione. Ok. Vabbè, il berserk lo prendo perché così mi potenzio il pugno. Tanto qui non è pericoloso. Non è pericoloso che mi serve proprio per sopravvivere il berserk. Segreto che non c'è niente dentro. Vabbè. Allora. Saliamo. E magari salviamo anche. Ma non perché ho paura di proseguire, ma perché so che qui dietro c'è una bella orda. E se non si becca subito quel barile, come è successo a me, potremmo avere dei problemi andando avanti. Ok. Allora, adesso, le leve da premere tecnicamente sarebbero solo la prima e la terza, ma premeremo tutte e tre, così vi faccio vedere che cosa succede. Si è alzata anche qui, vedete? E potremmo prendere questo, oppure potremmo prendere questi, però sappiate che sono delle presse. Se ci state al momento sbagliato sotto, morite. Non mi pare che si muoia con un colpo di quella pressa se avete più di 100 di vita, però meglio non scherzarci. Altri pinky. Che ovviamente cercano di farvi morire. Tanti e tanti nemici. Purtroppo. Allora, qui, se adesso andiamo verso questa finestra, vedete che ci sono pilastri, gente morta. Non so nemmeno come spiegarvelo. Che sono degli orrori. Però, se vi avvicinate vicino a questa per vedere, dietro s'apre. E spawn altra gente. Mi raccomando, non ci cascate. Purtroppo però il danno, ve lo dico già da adesso, se giocate ad Ultra Violence il danno lo subirete comunque, perché davanti avete i nemici con lo shotgun che purtroppo hanno l'aimbot. E sono hitscan, quindi è difficile che non vi becchino. Ok. Altri pinky. E uno, e due. Ancora. Qui a sinistra, adesso c'è un cacodemone qui dentro, perché mai? Però, vabbè, c'è un cacodemone, facciamolo fuori. Questa permette di aprire e di uscire di nuovo, perché poi la porta si chiude. Qui c'è un'armatura con dei bonus, quindi perché non prenderla? Allora, facciamo esplodere questi che tanto non servono. E poi, di qua, oltre a 4 Lost Souls, c'è anche in fondo un Baron Novel. E ve l'ho detto, ragazzi, adesso il Baron Novel, siccome siamo nell'inferno, è normale che siano di casa.
Ok, chiave blu e adesso possiamo volendo proseguire. E 1, e 2, e 3, e 4. Quell'armatura blu non me la devo dimenticare che sta dietro. Ok, fate esplodere questi, sono molto pericolosi. Vedete, ci sono un sacco di nemici che camperanno dietro gli angoli in questa mappa. È per quello che è lunga. Fate attenzione, qui ci sono altri nemici a piedi. Oddio, i cacodemoni non è che sono a piedi, volano però. Guarda che infami, tentavano di fare il giro. Ma l'altro dov'è finito? Ah, eccolo lì. Oddio, hanno aperto quella porta, volevo evitare che tutta la zona spawnasse. Vabbè. Direte voi, ma perché non usi qualcosa di più potente? Ve l'ho detto, ragazzi, c'è una mappa in questo episodio, esattamente la mappa è 1M9, che è pericolosa. Ok. E non è finita. Allora, qui, se non avete trovato il BFG nella mappa precedente, ne trovate un altro. Ok. Fate esplodere questi perché è un problema. E poi lì c'è un altro segreto ancora. Tanta, tanta roba stiamo raccogliendo. Qui dovrebbe esserci un altro Baron, se non erro. Dietro quella porta con la faccia della Iconum Sin. Eccolo lì. L'avrò giocato milioni di volte sto gioco per ricordarmi che cosa c'è dietro quella porta. Ma dai. Oh, grazie. Mi hai ammazzato il Pinky. Ok, allora, adesso lì dietro c'è la Soul Sphere, però io la Soul Sphere non la voglio raccogliere adesso, la voglio raccogliere più tardi, quando stiamo per finire la mappa. Vabbè, prendiamo l'invisibilità parziale, perché purtroppo la dobbiamo prendere. Allora, qui camminate prima nella zona rossa e poi nella zona blu, così triggerate questi maledetti Pinky. E li fate uscire in modo che non vi facciano il trappolone quando poi avanzate. Ma lo vedete che mi aveva messo di nuovo i lanciarazzi in mano? Sto gioco mi vuole far morire. Ok. Ecco, la mia unica paura è che non si deve chiudere questa porta. Che se si chiude, non so se posso tornare indietro, non mi ricordo. Vedete? Ah, non si chiude. A trigger. Ok. Vabbè. Allora, proseguendo di qua, adesso c'è una zona parecchio abitata da nemici, come potete vedere. E purtroppo, qui c'è un'altra di quelle cose che se non ve le spiego io, probabilmente non ve le spiegherà nessuno, perché su di Doom in Italia, tre o quattro canali ci sono che ne parlano. Allora, questo, il lato. Allora, quando arrivate qui, sia per quella colonna che per questa colonna, il lato davanti e il lato sinistro aprono le porte, il lato dietro e il lato destro le chiudono. Quindi 1 e 2, 1 e 2. E avete aperto tutto. E ci siamo. Che cosa è successo? Chi mi ha chiuso le porte? Questi qui hanno camminato e mi hanno chiuso le porte. Perché sì, i nemici hanno la facoltà di aprire e chiudere le porte, vedete? L'hanno aperta di nuovo. Allora, siccome adesso abbiamo la chiave gialla, prendiamo la chiave rossa e dobbiamo riaprire questa. Quindi dovrebbe essere una di queste due. Ecco qua. Ah.
Ok, queste si chiudono. Quindi vabbè, allora a sto punto torniamo a prendere l'armatura e torniamo a prendere la Soulsphere. Allora. Prima l'armatura, che era quella più lontana. Ma... Oh, si era bloccato. Ok, abbiamo preso l'invincibilità. Che tanto ragazzi non serviva in questa mappa, vi giuro non serviva avere un'invincibilità qui. Allora, l'armatura l'abbiamo presa. Adesso la Soul Sphere era... Ah sì, era nella zona... Qui, però qua a sinistra era. Poi di qua e poi ancora di qua. Ecco qua. Vabbè, fa niente che abbiamo subito un po' di danni, però purtroppo era inevitabile, il pavimento danneggiava. Ok, qui adesso dobbiamo prendere la Soul Sphere, no, la Soul Sphere, l'invincibilità che sta qui, premere questa, fiondarci qui dentro. Sparare a tutto quello che vedete, perché voglio sapere chi è che ha avuto la malsana idea di mettere tutti questi medikit in questo corridoio, perché il pavimento danneggia. Però piazzarci Cacodemoni, Baronovel e tutte queste cose. Io voglio il nome di quello che ha pensato che fosse una buona idea tutto questo. Vabbè. E lasciami. Allora, premete questa e apre questa. Qui dietro c'è un'altra armatura. Vedete? Me le ricordo queste cose. Adesso scendete un attimo di qua. Facciamo prima fuori tutti i pinky. È bella lunga questa mappa, eh? Ok. Allora, adesso di qua c'è un cacodemone nell'exit, mi ricordo, sì. Ad Ultraviolence c'è sempre. E adesso prendiamo l'armatura e... Ecco fatto. Abbiamo finito anche House of Pain. Anoli Cathedral. Questa mappa sarà un casino, però la vedremo nel prossimo episodio, sempre qui con Doom.